L'Europa deve svegliarsi, ci vuole una riunione urgente per discutere della gestione delle frontiere marittime. Non è solo l'Italia a chiederlo, oggi lo fa anche il primo ministro francese Jean-Marc Ayrault. Al di là del dramma, della tragedia, è importante, ha detto Ayrault ai cronisti, che i responsabili politici europei ne parlino assieme e in fretta. Devono riunirsi per trovare la risposta giusta, ma la compassione non basta. È lo stesso paese, la Francia, ma non lo stesso governo che 2 anni fa decise invece di chiudere la frontiera a Ventimiglia per evitare di ritrovarsi in casa gli immigrati che sbarcavano in Italia. La tragedia di Lampedusa ha infiammato la discussione politica sull'immigrazione clandestina anche a Parigi. Il capo dell'UMP, il principale partito di opposizione francese, Jean-François Copé, ha accusato alcuni paesi, Italia e Grecia, di non esercitare alcun controllo sulle proprie coste, ipotizzando per questi addirittura delle sanzioni. È lo scontro tra 2 concezioni di Europa, l'Europa fortezza e l'Europa dell'accoglienza. In Italia si condensa nel dibattito sulla legge Bossi-Fini. È la Lega ancora oggi a difenderla a oltranza. La colpa, dice l'ex ministro dell'Interno Roberto Maroni, è di chi non fa gli accordi internazionali, come feci io per pattugliare le coste e impedire le partenze. Accordi, ricordiamo, fatti anche con la Libia di Gheddafi, che ai tempi furono contestati dalle organizzazioni umanitarie. Il Partito Democratico oggi invece è tornato a chiedere l'abolizione della Bossi-Fini. È una legge irriformabile, dice una nota del partito. Bisogna cancellarla e lavorare invece a una normativa organica sul diritto di asilo. Una legge non solo ingiusta, ma anche inutile, secondo il presidente della Camera, Laura Boldrini, oggi a Lampedusa. Noi con le uniche misure repressive non risolveremo mai questo problema. È illusorio pensare che chi non ha nulla da perdere perché fugge da violazione di diritti umani e da regimi e da conflitti possa, come dire, scoraggiarsi di fronte a misure di contrasto più dure. È una pia illusione, non sarà così.